carina. È proprio bello il tuo trucco, lo sai? Chiudi gli occhi. Wow, guarda giù. Mio Dio, non so, mi sembri un'attrice, che in questo momento non mi viene, però mi sembri un'attrice. Ok, ciao ragazze, ciao ragazzi, eccoci qua di un nuovo video con la mia follower Floriana, che è bravissima, una truccatrice bravissima. Grazie. E lei spesso mi trucca perché è davvero davvero brava, quindi vi invito a seguirla su YouTube e su Instagram. Il suo contatto ve lo lascio nel box informazione sotto. Lei si Floriana chiama Ambrosio. Vai, seguitela perché merita un sacco, una ragazza bravissima, poi fa dei trucchi veramente strepitosi, infatti potete vedere il suo trucco, è veramente stupendo. E in più anche su YouTube sta iniziando a caricare dei video. E poi se la volete chiamare per farvi truccare per qualche evento importante, lei su sono Napoli disponibile. È provincia, molto disponibile ed è molto brava. Chiamatela e facciamo lavorare i giovani, soprattutto i miei follower. No, vabbè, tutti però. Lei ha un talento strepitoso, quindi dai, facciamolo vedere questo talento. Iniziamo. Utilizzeremo tutti i trucchi che trovate ovviamente su caritashop.com. Vi lascio nel box informazione sotto, vi metto tutta la lista. E in particolare vi faremo scoprire i nuovi rossetti Nabla, perché in tanti mi avete chiesto di vederli. Sono veramente stupendi ragazze, quindi ve li facciamo vedere un pochino, vai. Perdonatemi se io sono un po' imbarazzata, questa è la mia prima volta. Vabbè. E non so come... come approcciarti, non ti preoccupare, seguimi. Ragazze, guardate che belli i miei gioielli, che tra l'altro anche lei indossa la collana Summer Vibes, è vero? Sì, e adoro. E invece io ho i nuovi gioielli con le monete. Molto, non si è mai mossa, scolorita, niente, perfetta. Adesso ci sono i nuovi gioielli con le monete e i nuovi orecchini che li trovate sul mio shop online. Dai, iniziamo, Floriana. Ok, questa è la crema viso di Apiarium idratante. Bene. Con alla vitamina C. Di aloe, vitamina C e pappa reale. Questa è una crema che a me piace un sacco perché idrata, subito si asciuga ed è ricca comunque di attivi, sai? Quindi a me piace molto utilizzarla quando mi trucco. Ok, mi sto zitta. Un bel odore questa crema. Hai visto com'è bello? Anche a me piace un sacco il profumo. Poi le creme viso devono avere comunque una bella profumazione, perché le senti tantissimo. Sì, quando vai a dormire comunque c'è bisogno di una coccola. Sì, è vero. Questo è il contorno occhi. Antiocchiaie. Sempre di Apiarium. Anche questo mi piace tantissimo. Elimina le occhiaie a rapido assorbimento, quindi quando mi trucco lo uso quasi sempre. Ragazze, ve lo consiglio. Vabbè, già mi sto rilassando tantissimo. Tra poco penso che finirò il video dormendo. Stupendo, e poi adoro farmi fare i massaggi, le cose, no, mio Dio. Poi Floriana inizierà un po' a farmi anche delle domande. Vai. Questo invece è Balsamo Labbra di Dottor Organica. Al cocco, che è buonissimo ed è effetto volumizzante, quindi adoro. Fatto direttamente così, sì, sì. Labbra. Adesso stiamo mettendo il fondotinta 03 di Alchemilla, che a me piace un sacco questo qua, è compatto, ha una coprenza molto alta. Io mi trovo bene a metterlo con la spugnetta, invece Floriana usa il pennello, vabbè, sì. Ognuno. E dopo lo tampono con la spugnetta, ah, nel ecco. Caso serve. Quindi la tua tecnica, magari possiamo anche svelare qualche tuo trucchetto di trucco, no? Masino, bellissimo. Grazie tesoro. Ogni truccatrice ha i suoi segreti. Sì, magari che poi magari uno sperimenta. Infatti io già, perché lei mi ha truccato già una volta, abbiamo caricato il video su IG Story, no, sulla IGTV su Instagram, e devo dire che ho imparato tantissimo in quell'occasione con Floriana, perché lei mi ha spiegato un sacco di cose, tipo come camuffare la piega dell'occhio. Non so se avete mai fatto caso che a me si crea quasi sempre una piega nell'occhio, e lei mi ha fatto questo video, andatelo a vedere su Instagram, su IGTV del mio profilo, non si vede quella piega, cioè incredibile. Sì, il segreto è alzare un po' di più la sfumatura. Sì, quindi la sfumatura, alzarla un po' di più, non lasciare tantissimo sotto il sopracciglio bianco, insomma, ma lasciarne di meno. Comunque se vedete il video si capisce. Adesso stiamo mettendo il correttore, che a me piace tantissimo, questo qua, di Nabla, Creamy. E lei me l'ha fatto scoprire, ti ricordi? Quando sei venuta e mi hai truccato,
Infatti me l'ho sorpresa anch'io, ragazzi, è buonissimo, copre tantissimo le occhiaie, guardatele come lo mette anche al centro del naso dove poi metteremo l'illuminante, quindi per dare questo effetto naso sottile e anche sopra il labbro. In tutti i punti dove vai, poi vai a mettere l'illuminante, giusto? Sì. Ho notato. Sì, per creare un comunque effetto. Ragazzi, questo correttore è stupendo. E molto levigante. Sì, sì, è vero. E poi copre davvero le occhiaie. Ok. La spugnetta la uso anche io, questa qua mi trovo benissimo per il correttore. Sì, rispetto ad altre spugnette ha proprio una buona qualità. L'abbiamo anche lavata questa qua. Detto la dobbiamo lavare. Adesso. Finalmente ho la spugnetta pulita, ragazzi. Poi l'abbiamo lavata con l'acqua e sapone, semplicemente. Sì, semplicemente. Comunque, ragazzi, vi metto tutti i link dei prodotti che magari non se non riuscite a vedere bene o ci dimentichiamo. Ve li metto tutti nel box informazioni sotto, che già so che mi chiederete. Un po' di correttore anche sulla palpebra. Ah, bene, ok. Che fa tipo da primer? Sì. Ok. Vedi quante cose si imparano? Ora mettiamo la cipria, che Floriana mette sempre con la spugnetta, vero? Sì. Io invece la metto col pennello. Facciamo il baking. Ah, ecco. Che cos'è questo baking? Impariamo. Allora, il baking è il fissaggio. Ah, ok. Del prodotto cremoso. Bene. Mi piace molto. Che serve per farlo durare di più durante la giornata, per non farlo spostare, farlo andare nelle pieghe. Ah, ottimo. Buono a sapersi. Questa è la cipria in polvere, sempre di Nabla. Che anche mi piace tantissimo. E poi, ragazze, la cosa bella è che guardate qua questo barattolone, non mi finisce mai, io ce l'ho da una vita. Ah, sempre cipria? Sì, il resto del viso col pennello. Ah, ok. La prima volta che venne Floriana eravamo proprio in super imbarazzo, vero? Sì. Invece adesso ci siamo sciolte, sia io che lei. Poi quando si mette la cipria bisogna sempre, diciamo, pettinare i peli verso il basso. Ah, i peli. I peli del viso. Oh mio Dio, perché abbiamo dei peli sul viso? Che cosa terribile. Da domani andiamo a fare la ceretta. La terra. Ho composto questa palette con tutte i blush e le terre di Nabla. E mi trovo molto bene. Io ho fatto un mix. Bene. Ve li scrivo sempre nel box informazione sotto. Facciamo un po' di contouring. Sì, sotto lo zigomo. Sotto lo zigomo, per dare spessore al viso e creare le giuste ombre. E sì, se lo fate bene sembrerà che avete gli zigomi rifatti, infatti me lo dicono sempre. Ma in realtà non è così. In realtà non è così. E però io posso confermare. Sì. Il trucco è scurire bene questa parte e cercare di sfumarlo verso in avanti. Quindi non fare una linea, diciamo, qui in avanti molto definita. Netta. Ok, ma sfumata. Diciamo che fino a qui può essere un po' più scuro, poi bene, bisogna subito sfumarlo, okay. Non deve essere una linea netta. Bene. prima domanda che ti volevo fare, sentiamo. Ma Dario non è geloso di Armando? Mi viene da ridere, tra l'altro Dario là. Sì. Ciao amore, rispondi. Sì, sono gelosissimo. Sì, è gelosissimo. È molto geloso, dai. Soprattutto perché io, cioè, Armando per me è una persona, un ragazzo molto attraente. Proprio io poi soprattutto sono molto attraente per lui. Sex appeal. No, in effetti no, a parte non c'è nessuna gelosia, perché Armando, anche se non sembra, è molto molto più giovane di me, potrei essere davvero sua madre, penso. Ma non perché sono vecchia, perché lui è giovane, noi ci fighiamo. Sotto le labbra serve a fare un effetto, diciamo, di labbra più sporgenti, volumizzate. Bene. Utilizziamo la palette Poison Garden di Nabla. Ok, vai. Ok, utilizzeremo Narrative. Bene. Che è un bellissimo color nude. Nella piega. Ok. Poi l'altra domanda imbarazzante che volevi farmi qual era? A parte il Botox, perché dicono che ho fatto il Botox sugli zigomi, sulla fronte, ma non è assolutamente vero. Mamma mia. E puoi dirlo, sì, perché quando sei venuta qua stavo senza trucco, cioè non sembra. È tutto un effetto dato dal trucco. E io ho imparato comunque a truccare, cioè a truccare me stessa, valorizzando i miei punti, quindi facendo sembrare. Sì, perché ognuno comunque si conosce. Eh sì, cioè un'altra persona no, però me stessa sì, mi so valorizzare. Dopo tanti anni che mi trucco, ho imparato questo. Come fai a reagire agli haters? In che senso reagire? Reagire a tutte quelle cose che ti dicono.
Beh, diciamo che dopo tanto tempo, magari per te all'inizio che tu ci sei da poco su Instagram, su YouTube, quindi per te è tutto nuovo, per me che comunque ci sono da tanti anni ho imparato comunque a capire che dare importanza alle cose che dicono le persone per me è importante. Le cose costruttive Sì, comunque. esatto. Allora, una cosa te la dice, chi te la dice? Te la dice una persona a cui tu tieni, una persona che ci tiene a te, ok, ha importanza, ma anche una persona che livello di intelligenza ha, che, capito? Perché molto spesso sono persone poco intelligenti che ti dicono delle cose e magari non sono importanti quando magari una persona che è un po' frustrata, un po' cattiva, te le dicono con cattiveria. E quindi per te non è importante quella cosa, perché faccio un esempio: se magari succede una cosa e questa persona ti vuole attaccare, troverà sempre un pretesto, qualsiasi cosa tu fai. Non è importante quello che tu fai, ma è importante per me attaccarti perché comunque è una Sì. persona invidiosa e cattiva, quindi non devi modificare quello che fai, tu devi andare sempre per la tua strada, fare quello che ti piace fare, quello che sai fare e fregartene. Questo è l'unico modo che io ho trovato per superare gli haters. Ok, poi procediamo con i. Ok, One, che color? Tipo miele, Sì, un nome. miele tipo caramello. Ah, ok. Lo applichiamo giusto un po' più giù. Bene. Rimango molto male anche quando vedo anche dei miei follower, comunque persone che magari un po' piccoline, ecco, magari se dovesse succedere a te, veramente ci rimango male perché anche io magari quando ho iniziato mi colpiva di più una parola, una cosa, ma adesso non ci sto più peso, però all'inizio mi dava più fastidio, quindi mi dispiace se magari offendo una ragazza come te, magari sei carina, sei sensibile, sei, capito? Là poi ci rimarrei davvero male. Però con me ormai sono talmente abituata che non do più importanza a certe cose, veramente non mi scivolano, capito? Adesso facciamo un mix tra Mix, questa è sempre adagio la Poison, e ok. sì, tra adagio e narrative, così esce un colore, diciamo, un po' più tenue. Ma quindi tu fai anche mix? Sì. Bene. Comunque sai che è proprio strano che ci siano persone come te, veramente così talentuose, che cioè dovresti stare, non lo so, tipo a Sanremo a toccare. Veramente, che a volte vedo dei trucchi non per essere cattiva, perché io non sono una persona molto critica, anzi sono molto molto tollerante, di solito le donne mi piacciono sempre tutte, da qualsiasi trucco così, però a volte vedo dei trucchi che non valorizzano una persona, no? Magari anche in TV, e invece poi ci sei tu che fai questi trucchi così belli e dovresti stare al posto loro a Sanremo. Però davvero. Magari. Sarebbe bello, eh? Un bel sogno. Cioè, magari un domani, te lo auguro. Ci vuole tempo, purtroppo. Vabbè, tempo anche per imparare, quello il Sì. tempo serve sempre per fare gavette e per imparare. Comunque, Sì. non ti preoccupare che ogni cosa succede a suo tempo, ogni carta si gioca a suo tempo, perché se tu adesso dovessi affrontare una situazione del genere, non Magari avresti non neanche. sarei pronta. Non saresti pronta, anche emotivamente, anche caratterialmente come persona. Invece un domani te la godi di più, la sfrutti di Sì. più, quindi ogni cosa succede, secondo me, tu adesso continua con le tue esperienze, con i tuoi lavori, che tu hai fatto anche dei corsi, no? Mi Sì, io dicevi, continuo a a farli comunque. studiare, perché si vede che Sì, hai tecnica, oltre il talento, hai anche la tecnica. sì. Sono ancora in lista d'attesa per un corso da Ah, settembre. vedi? Che ti vuoi sempre Sì. perfezionare di più. Adesso mettiamo la matita Bombay Black nera di Nabla. Sì. Nella rima inferiore, però non all'interno. Ah, ok. Cosa devo fare io? Guardare su. Guardare su. Io la utilizzo solo come base adesso. Ah, ok. Ah, dopo mi ci metti l'ombretto. Sì. Sarebbe bello avere una Floriana tutti i giorni a casa. Appena ti svegli, lei trucca, bellissimo, fantastico. Ho tutti quei giorni che non hai voglia neanche di vestirti. Guarda Ok. su. E questo come si chiama, questo colore? Questo è sempre adagio. Ok. Guarda su e lo tamponiamo sulla matita. Ah, ok.
Sì, la durata dell'ombretto comunque è prolungata. Eh certo, che c'è la matita sotto. Che comunque la matita è cremosa, è in polvere, si quindi... attacca. Si attacca, sì. Tutto io invece, ad esempio, io invece metto solo l'ombretto. Invece quando bisogna andare comunque a una cerimonia... Farlo durare di più. Un'occasione, sì. Prendiamo un po' di correttore. Sì, ah, facciamo questa bellissima tecnica dell'ombretto sul correttore, anche l'altra volta. Sì. Lo facessi, ti piace. Io adoro la Cat Crease. Ah, Kate, c'è anche un nome, bene, sì, vai. Sì. Facciamo scoprire questa tecnica. E dura tantissimo così l'ombretto, è vero? Sì. Ok. Mette il correttore e poi dopo ci va a mettere l'ombretto sopra, giusto? Sì. Ok. Tamponando. Ombretto Fabric, sì. Vai. Lo mettiamo sul correttore. Vi faccio vedere come viene bello. Ah, sul blooming cosa andiamo a prendere? Andiamo a prendere Honey Drip, che è l'illuminante. Sì. Ok, vai. E lo applichiamo all'angolo interno. Questa ha una texture un po' particolare, però proprio per questo è molto bello. Però bisogna fare un po' più passate per pressare. Però l'hai bagnato, giusto? Sì. Oh, ok, col pennello bagnato. Bisogna pressare bene il prodotto. Perfetto. Facciamo le sopracciglia con la matita. Sì, Brow Divine di Nabla Jupiter. Ok, vai. Facciamo il Brow Pot di Nabla nella colorazione Neptune, okay, con il pennello di Nabla. Per sopracciglia. Per le sopracciglia, sì. Vai. Liner e brows. Devo dire che con questo pennello mi trovo molto bene. Sì. Riesco a fare delle linee molto precise. Ok, adesso mettiamo l'illuminante che è nello specifico di Nabla Crown. Crown, vai, che è bellissimo, io lo amo, vai. Adesso mettiamo il rossetto. Abbiamo scelto Allusive. Bene, vai. Allora adesso mettiamo il blush che avevamo dimenticato di metterlo, che è Velvet Blush di Alchemilla. Che è un bellissimo colore, fallo vedere, è proprio bello. Sì. Infatti, tipo di micro brillantini. Ok, vai. Bello solo. E anche il rossetto mi piace tantissimo. Adoro questo trucco. Ragazze, quindi questo è l'effetto del trucco finito. Dai, vieni, vieni anche tu. Io sono felicissima perché è bellissimo questo trucco. Adoro, mi piace perché è veramente professionale. Sei stata bravissima. Grazie. Adoro. Vorrei essere truccata così ogni giorno. Ed è un trucco poi oltretutto molto naturale, nude. Che poi magari si può, mettendo un rossetto un po' più deciso, si può dare quel tocco di... Sì. Ancora più particolare, insomma. Bellissimo, vi piace? Ragazzi, mi raccomando, lasciate tanti like, pollici in su a questo video, incoraggiamo Floriana, andatela a seguire su Instagram e niente, speriamo che vi piaccia questo video. Ciao! Ciao! Grazie. Ciao ciao! Vai. Carina. Sì. Mi trovo con i capelli così di giù. Guarda che quello viene tutto, io non taglierò nulla di queste cose. Amore, è taggetto di studio? Si sente perché stiamo lontani a Floriano, stiamo vicino. Ma tu puoi mettere le cuffie? Stai prendagnando, guarda un attimo. Stanno là dentro. Ma se devi prendere i portati di cuffie. Ma te ne sopra. Nicola, e Cynthia, chi? Che ti giuro che è terribile. Sì. Vabbè, un po' sera, un po' arrabbiata. Mi viene. È così. No.